Ciao, buongiorno, outfit of the day, outfit of the day, veloce veloce perché non ci sono tante cose di cui parlare. C'è un maglioncione gigante, veramente tanto tanto lungo che io ho rimborsato molto sia davanti sia dietro sia di lato, aiutandomi con una cinturina. Questa è una cinturina con delle borchette, è una cinturina che ho da un mucchio di anni, era insieme ad un vestito, non mi ricordo assolutamente né quale vestito né da quale negozio provenga. Comunque una cinturina che torna utile, è un po' rigida quando la si porta stretta, ma quando la si porta larga è particolarmente, sì, utile, che cosa dire. E ritorna anche vagamente di moda in questo periodo. Questo maglioncino è così lungo, con le maniche, non so se riuscite a vedere, sono un po' pipistrello e si stringono a partire da un certo punto in poi, ma a partire da un altro certo punto in poi sono un tutt'uno con il resto della maglia. Questa è una maglia primaverile che viene da H&M, ovviamente, e anche questa mi piace molto. Tra l'altro la porto volentieri anche semplicemente lunga, perché fa un effetto carino. È una maglia che mi piace veramente molto, a partire dal colore che è uno dei miei colori preferiti in assoluto. Sotto la maglia c'è una camicina tutta arricciata e tutta piena di bottoncini. Camicina che viene anche da H&M, ma di molti anni fa. Ha il collo alto, così. E poi i bottoncini proseguono, proseguono, proseguono fin sotto ed è arricciata, stretta in vita, con le manichine leggermente a sbuffo e vagamente settecentesca questa camicina. Mi piace molto, ce l'ho veramente da un bel po' di anni. E sotto, sotto, sotto ancora ci sono skinny jeans, così skinny jeans neri, però non un nero totale, ma un nero un po' offuscato, un nero un po' così. Un nero un po' fumoso e le scarpe della situazione sono queste. In realtà avrei voluto mettere altre scarpe molto molto più calde, molto molto più coprenti e avvolgenti fin sopra il ginocchio, magari gli stivali. Il problema non è un problema, la questione è che oggi io sto andando di corsissima e questa è una giornata libera. Quando ho una giornata libera cerco di fare tutte le cose che non riesco a fare nelle giornate non libere e allora questo significa che sto correndo in pratica da stamattina. Però la differenza con i giorni non liberi è che i giorni non liberi corro, ma non per cose che riguardano me, invece oggi corro, va per erledigen, per accomplish, come si dice in italiano, per compiere, per portare a termine cose che riguardano me. E niente, e basta. E adesso arriva la faccia of the day. Non mi ritrovo con un capello in mano, non so perché. E non so se forse vorrei farvi vedere anche la maglia senza la cinturina. La maglia senza la cinturina diventa così, diventa una cosa veramente aia, veramente molto molto. Ecco, questo è il problema di questa cintura, cioè si impigliano i pezzettini nelle borchie. E diventa una maglia veramente molto 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 larga, molto 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 morbida e adesso anche con un filetto che sporge. Però a me piace, mi piace moltissimo, mi piace moltissimo. L'unico difetto di questa maglia è che si raggrinza molto facilmente. E vabbè, questa volta vedete che carina. Una maglia pipistrellosa, ci cioè si potrebbe prendere il volo, una maglia deltaplano. Ciao, questo outfit. No, non è finito, arriva la faccia del giorno, un momento, ciao. E allora, buongiorno, questa è. Buongiorno di nuovo, questa è la faccia del giorno. Mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino, mi assesto. Così, e allora che cosa c'è sulla faccia del giorno? C'è ben poco in realtà. C'è questo prima di tutto che è lo Shimmery Cocoa Berry 100% Pure. E in realtà mi trovo molto bene con questo. All'inizio, no, all'inizio mi sembrava che rilasciasse troppo poco colore. Invece, adesso devo dire mi piace veramente molto. Questo è il suo colore. L'ho messo un po' sulle guance, come penso si possa vedere benissimo. Poi sulle palpebre, sulle tempie, sul naso, sul mento. E poi sfumato tutto all'interno dell'occhio e però anche un pochino qui sotto, anche un pochino a mo' di codina qui, c'è questa matita per le sopracciglia dell'Alverde che vi faccio vedere tutti i giorni perché è una grande preferita di questo periodo, mi piace veramente molto, mi piace soprattutto l'effetto che fa all'interno dell'occhio, ma veramente. E però c'è anche un'altra cosa oggi, c'è un gradito grande ritorno che è questo, il Kajal Lakshmi nella colorazione bronze, così. E questo è stato il mio preferito per tantissimo tempo, continua ad esserlo e niente.
quando mi ricordo di mettermelo, me lo metto volentieri. Questo è il suo colore, i Kajal Lakshmi. Trovate tantissimi video sul mio canale su questo tipo di affare. E poi sulle labbra c'è una base di beige, il Coolmint come al solito. Poi ho delineato le labbra con la Soft Mocha dell'Alverde come al solito. Cameriere, il solito, stessa cosa. Questa è la Soft Mocha. E poi ho delineato ulteriormente le labbra, però soltanto qui sopra e qui sotto al centro, sempre con questa. E poi il rossetto della situazione è un rossetto, un lipstick Novum della serie Novum, ossia i rossetti slim della Dr. Ushka, con cui io mi trovo bene, con quelli cicciotti no, con quelli magri sì. Questo è quello che si chiama numero 1, è la colorazione 01. È molto molto naturale, è un marron ruggine infuso di dorato vagamente. È un colore veramente molto naturale, tra l'altro molto simile al colore delle mie labbra, solo più in direzione marrone dorato, e mi piace veramente molto. Tra l'altro, pulendolo, stendendolo bene, io l'ho steso direttamente dallo stick sulle labbra, chiaramente. Poi, però, l'ho un po' disteso meglio con il polpastrello. E poi, invece di pulirmi il polpastrello su un fazzolettino, l'ho pulito direttamente sulle guance. Questo è il colore del lipstick Novum numero 1. Vedete, se lo oriento un pochino verso la luce, si vedono si vede la presenza del dorato un pochino, del bronzato dorato. È un rossetto veramente molto carino. L'ho passato 2 volte sulle labbra, tutte e 2 le volte ho steso anche con il dito, ma questo veramente non avrebbe bisogno di niente perché sta lì tranquillo, sereno, senza problemi, anche senza fare operazioni di dito. C'è sempre questa difficoltà su YouTube che la gente non sa come declinare il vocabolo dito. Il dito, un dito, 2 dita, i ditini, non le ditina. Le ditina non esiste. E cioè, voglio dire, ci saranno persone che lo dicono, però questo non è detto che esista sopra i libri di grammatica. I lucidalabbra della situazione sono due, ma perché mi imbarco a dire queste cose e poi ricevo sotto delle cose che non voglio vedere? E i lucidalabbra della situazione sono due, questo e quest'altro. Questo è per dare colore e questo è per fissare. Lucidalabbra del Body Shop, Lily Cole, collezione limitata, ormai scomparsa. No, forse si trova ancora in alcune filiali del Body Shop. Non ve lo faccio vedere perché un lucidalabbra trasparente. Basta, è una colla più che altro, una colla per labbra. Invece l'altro lucidalabbra, questo, faceva parte anche lui di una edizione limitata al verde, però stavolta, ed è perfettamente scomparso ormai da tempo. Si chiama numero 27 Starlet Orange, che razza di nome. Ed è un colore veramente molto carino perché è un arancione un po' dorato. E va bene per virare i colori dei rossetti troppo, troppo fucsia, troppo rosa, così, almeno per quanto vi riguarda, a me non piacciono i rossetti troppo fucsia, troppo rosa, ma a volte ne ho. Per esempio, se io mi mettessi questo sulle labbra, questo già va verso un po' il rosa, così, e mi piacerebbe molto mettermelo mischiato a questo per orangizzare il tutto. Non so se riesco a spiegarmi, spero di sì, se no. E se non ci riesco, è andata così. E questa era la faccia del giorno, e questo era l'outfit of the day di una giornata che in realtà sarebbe una giornata libera, ma in verità è piena di cose da fare lo stesso. Di nuovo dettaglio sugli orecchini e sulla collanina, già che mi ci trovo sulla collanina buddistica qua, perché così. Così. E basta, questo outfit of the day è veramente finito. Io ho le mani congelatissime. Ciao. Ciao, ciao, ciao.